Il tempo inclemente ha scoraggiato molti sciatori, ma nonostante questo il bilancio per la stagione invernale è buono. Ad Alleghe e nel suo comprensorio, nei primi mesi la partenza della stagione è stata un po' sottotono, a causa di molte nevicate che hanno intimorito gli amanti della neve. Una situazione che si è poi risollevata grazie ad alcuni periodi di sole. Attenzione quindi alle previsioni del tempo, per non rischiare di ritrovarsi in vetta in condizioni climatiche poco favorevoli, ma soprattutto informazione sul pericolo valanghe, eventi causati da imprudenza che quest'anno hanno mietuto molte vittime. Alleghe, da questo punto di vista, è una zona sicura. Non è una zona così esposta, noi abbiamo solo un paio di piste pericolo valanghe che teniamo chiuse chiaramente quando le condizioni sono tali da doverle chiudere. Gli 80 km di piste del comprensorio di Alleghe attraggono ogni anno sportivi da tutta la regione, ma lo sci in Italia inizia ad attrarre anche appassionati oltre Alpe. Molto entusiasti gli sciatori polacchi. In Italia avete buone piste da sci e comprensori. Il tempo è buono e per lo snowboard ci sono ottime condizioni. Una stagione buona nonostante la crisi. Una giornata sugli sci sul comprensorio di Alleghe può costare ad una famiglia più di 100 euro ed ognuno trova le sue strategie. Risparmiare qualcosina in più ogni tanto si prende la domenica. Non solo sci, tra gli appassionati della montagna si sta diffondendo una nuova moda che proviene dal passato, le racchette da neve o ciaspole. È un modo alternativo per vivere la montagna, diciamo che la montagna non è fatta solo di piste, ma è fatta di snowboard, di ciaspe appunto, e la gente si sta appunto appassionando per quello che è la montagna sotto tutti i punti di vista.